vado a dare il benvenuto a Pamela Villoresi. Benvenuta al Tempo Vola, Pamela. Ciao. Ciao, ciao. Intanto io voglio cominciare a parlare con Pamela. E Pamela, tu da dove vieni? Io vengo da Prato. Ah, e si sente un po' anche dall'accento, eh? Da come, dici, di no, da come dici Prato? Beh, dovrei dire da Prato. Esatto. Da Prato. Arriva subito, sei la più bella del mondo da parte del DJ che continua con la sua sbiorinata. Allora, da Prato, mamma, papà? Allora, la mamma, in realtà vengo un po' dalla Mitteleuropa, perché la mia bisnonna era ungherese, la mia nonna austriaca, la mia mamma è tedesca. Vabbè, allora. E quindi, però, sono pratese. Ma per quanto la tradizione familiare, per esempio del Natale, di certe cose, per me rimane molto nordica. Per esempio? Avevo anche una libertà maggiore di tante coetanee, perché insomma mia mamma poi ha conosciuto mio papà, che già si guadagnava la vita, andava a sciare in Austria. Insomma, era già molto più emancipata di tante coetanee. Un esempio di queste tradizioni nordiche a Natale, dicevi? Beh, noi abbiamo i canti tedeschi, il cibo tedesco, si festeggia più che altro il 24 sera, il 25 quasi per niente. Niente, insomma, panettone e pandoro? No, quello comunque, che c'entra, però c'era la zuppa di funghi, insomma, con i piccoli knödel, c'era il punch, Weihnachtspunch, e poi avevamo Adventskranz, che è la corona dell'avvento sul tavolo, che si accende ogni domenica una, che da noi lo si fa in chiesa, ma nelle case lo si fa meno, insomma. Bene, mi è già venuta la collina all'inizio della puntata, di solito arriva a un certo punto, invece arriva subito. Allora, a Prato, mamma e papà cosa facevano? Ma cosa si può fare a Prato se cosa non commerciare in tessuti? Ah, beh, certo, le stoffe a le Prato. Le stoffe, anzi i rimasugli, i ritagli di stoffe sia nel magazzino di mio papà che quelli che circolavano in casa erano i miei primi abiti di scena, dove io mi fingevo principesse, astronauta e quant'altro, e non mi mancava la materia prima. Anche adesso a Prato si fanno le stoffe? Sì. Però non sono i pratesi tanto a farle. Le fanno i cinesi, fanno, ma io ho una cugina cinese, anzi, ah, sì? Mi vanto di avere una cugina e due piccole biscugine. Perché cugina? Perché ha sposato mio cugino Lorenzo. E l'ha trovata a Prato, ovviamente, beh, sì, nella folta comunità cinese che sta a Prato, non poteva che essere altrimenti. Bene, tra poco continuiamo a esplorare i tuoi primi anni di vita e arriviamo anche a capire come arriverai poi al successo. La mia vita è proprio scandita dalle passioni, non avrei potuto vivere senza. E quindi sono le passioni, poi mi conducono in dei viaggi che mi coinvolgono completamente. Io andavo a scuola dalle suore, dalle carmelitane, sottolineo, perché poi vi spiegherò anche perché. Perché? E devo dire che c'era un insegnamento religioso che non era solo teorico, era anche concreto, pratico. E ricordo con tantissimo affetto, adesso non c'è più, Suor Marcella, che era la mia maestra. E devo dire che mi coinvolgeva tanto quanto recitare, perché poi mi facevano sempre fare la protagonista di tutte le recite scolastiche. Però a un certo punto successe questo: alla prima comunione, come dicevi tu, uno degli appuntamenti, rimasi così fortemente emozionata e colpita da quello che stava avvenendo, questo contatto, questo nutrimento divino, che io scoppiai a piangere, perché non contenevo l'emozione. Ho pianto per 40 minuti. Ho le foto, quelle che si fanno subito dopo, che ero ustionata, ero viola, sono gonfia e viola. Ma ci è voluto molto finché io, ma non ero agitata, ero semplicemente così toccata e commossa. E quindi decisi che avrei fatto la suora di missionaria, che sarei andata in giro a portare la parola. E poi invece ho portato in giro una parola molto più laica. La mia città Prato era anche già allora molto viva culturalmente, per cui ci portavano a teatro gratis, a vedere i concerti. Lì ho capito che avrei fatto l'attrice. Certo, diciamo che 8 anni forse per avere già una visione così lungimirante della vita non era facile. Ho portato tutta la vita in realtà in giro la parola, una parola più laica, però comunque una parola di qualità, che è quella poetica.
E allora arriviamo a quando Pamela ha 18 anni, perché aveva detto che aveva un po' questa passione per il teatro. No, che ho cominciato a fare a 15 anni e devo dire ringrazio ancora i miei genitori che hanno avuto tanto coraggio perché la città gli ha dato addosso, io come genitore lo posso ben capire adesso, chiaro, no? Furono coraggiosi, sono stati ripagati e per 3 anni doveva firmare il mio papà, insomma, feci il Marco, certo, Visconti, fu l'ultimo lavoro ancora minorenne. E poi approdai al piccolo teatro, feci 18 provini, anni e cominciai col Campiello, poi ho fatto 6 spettacoli, insomma, al piccolo teatro, abbiamo fondato con Jacques Lang il Teatro d'Europa, ma anzi c'è un episodio divertente, adesso te lo racconto, perché io, essendo venuta via presto da casa, non avevano avuto modo di finire ed educarmi come si deve, in più all'inizio giustamente... No, non ci credo, sei educatissima. No, io tenevo il punto, quindi cercavo di arrangiarmi, poi mi hanno aiutato tantissimo, ma all'inizio, insomma... cercavo di farcela, ma guadagnavo pochissimo, in più mi compravo libri, mi pagavo le lezioni di canto, per cui certe volte saltavo il pranzo a mezzogiorno, andavo in degli alberghi a una stella, che ve li raccomando, erano gelidi, oppure proprio non c'era quel silenzio notturno che uno si auspicherebbe per dormire. Questo, diciamo, dove, in giro per l'Italia o anche, certo, fuori. E così un giorno arrivo a Parigi e ci ritroviamo... ovviamente in ambasciate, consolati e appunto a 18 anni col Campiello e ci invita a cena Michel Piccoli al famoso ristorante La Coupole, credo sia Boulevard Saint-Michel. Questo ristorante dove ci sono ancora i dipinti di Cézanne che quando non avevano i soldi per pagare il conto gli lasciavano dei dipinti sul muro, ma insomma adesso è uno dei locali dopo spettacolo più famosi di Parigi. Ma non è l'ultima delle trattorie? No. Insomma, e comincio a ordinare patè, quelle cose per cui io vado matta. Poi avevo una fame tremenda, per cui comincio a mangiare. A un certo punto sento un grande silenzio, alzo gli occhi, c'era tutta la tavolata che mi guardava, che aveva smesso di mangiare, un orsacchiotto praticamente. Per cui applauso generale che fece partire la Didi Perego insieme a Michel Piccoli, io mi vergognai da morire e da allora ho osservato quale forchetta prendevano per vari anni finché non ho corretto, diciamo, il mio modo di stare a tavola. Hai citato i carmelitani, le suore carmelitane dalle quali andavi a scuola e poi hai detto... vi lascio così con un po' di suspense perché torneranno poi nella mia vita. Quando è che tornano nella tua vita? Io da tanti anni, da più di 20, ho cominciato a cercare di portare un mio percorso spirituale all'interno del mio lavoro e veramente 20 anni fa si faceva fatica a fare i recital a tema spirituale, il festival Divinamente Roma che ho fatto con tanto successo, commissionato testi. E da 20 anni volevo farne uno su Santa Teresa d'Avila, non ci sono mai riuscita. Grandi scrittori come Mario Luzzi, Vargas Llosa, Alda Merini, non se la sono sentita. Dicevano, Mario Luzzi, mi cascava la penna di mano. Altri non avevano, diciamo, non erano così ferrati teologicamente, facevano dei bei testi ma troppo superficiali. Teresa è stata la prima donna dottore della Chiesa. Lo vedevano con un lavoro troppo impegnativo. E insomma, adesso mi è stato commissionato dai Carmelitani, in particolare di Brescia, padre Sicari, padre Fabio, che stanno scrivendo col drammaturgo Michele Di Martino, ci stanno dando i materiali, ci stanno seguendo passo dopo passo perché... Il 2015 saranno i 500 anni di Teresa d'Avila e sarà uno spettacolo sempre venduto attraverso i teatri, ma che si farà nelle chiese. Oh, che bello! Sì, cioè, con Arnaldo Pomodoro che farà la luce fatta di laser, di luce, uno diamante dell'anima, uno spettacolo castello nello spettacolo. Della... e Giovanni Sollima con le sue musiche. Pamela? Il mare è il mio amante azzurro, è una delle passioni forti della mia vita, mi ci faccio il fiato anche per il teatro, ma non solo, io volo, sono libera, prego, il mare è il mio ambiente naturale, sono uno degli ultimi esemplari di foca monaca del Mediterraneo. Addirittura? Sì. Ma nacque da piccola, i miei genitori mi raccontano che a un anno appena, lì sul Tirreno, lo vidi da lontano, arrancai, trottolai verso il bagnasciuga, mi fermai e dopo un po' dissi, bello il mare. E cominciai, ero subito acquatica, pochi anni, via nell'acqua, nuotavo già, stavo a galla.
Ma una volta mi ricordo al mare con mia madre avevo uno di quei palloni che regalava la Nivea, no? Quelli grossi. E c'era vento che da terra spirava verso largo. E io ogni volta che arrivavo a toccare, nuotavo, ero bene, toccavo il pallone e il pallone faceva blu blu. Si allontanava. Si allontanava. E io continuai a allontanarmi, ma per un'ora, fin tanto che mi girai e vidi gli ombrelloni piccini così. E invece di andare nel panico, ero sola in mezzo al mare, scoppiò l'amore. E quindi tornai facendo il delfino, tutto in apnea, su, giù, volando nell'acqua in questo tramonto che arrivava, e da allora ancora oggi faccio qualche miglio di mare al giorno. Faccio qualche il bagno miglio anche di mare al giorno? Sì, sì. Ho una canoa. Vado in piscina? No, ma che piscina? Mare? No, mare aperto, ma aperto, aperto, mare al largo. Anche a dicembre, anche a gennaio. Dunque, a gennaio faccio il biscotto, mi butto e però se io vedo il mare non posso non entrarci Mamma dentro, mia. Qualunque Pensa tempo ci po'. Sia. Qual è il settore? È tutto. Tutto, però? Lavoro, gioco, jouer, to play. E quale apro? Lavoro. Allora, andiamo a aprire il settore del lavoro. Allora, troviamo... non so cosa sia. Il batacchio d'Arlecchino. Allora, andiamo perché... ad aprirlo. Eccolo qua. Non vi spaventate, ma come guarda. Funziona così, girati. Devo aver paura? Ai! Sembra che faccia male, ma in realtà non è così. No, in realtà fa molto rumore. Batte solo il legno e quando Arlecchino piglia le botte fa... Qual è la storia di questo oggetto? Allora, è il batacchio d'Arlecchino che usava Soleri nell'Arlecchino servitore dei due padroni che io ho fatto con Streller. Dopo che Streller morì, una versione d'Arlecchino andò in America, io non c'ero più ormai, ma... E tornando, le scenografie con una nave hanno fatto naufragio e il cargo con le scene è naufragato alle Azzorre, dove sulla spiaggia c'era una compagnia di attori amatoriali che ha cominciato a veder galleggiare dei costumi di Arlecchino, tra i pesci c'erano tutto i candelabri veneziani, e allora hanno fatto un film su questo, ci hanno invitato, sono andata alla prima alle Azzorre e abbiamo visto tutte le nostre cose alluvionate, tra cui una decina di batacchi, e me ne sono presa uno in ricordo del e hai giustamente deciso di portarlo qui stasera. Allora guardiamo il collegamento tra la quarta e la quinta tappa, veniamo da Occhi di Ragazza, andiamo ad Amsterdam. Perché? Perché Morandi questa canzone la portò all'Eurofestival nel 1970, Eurofestival che si svolse proprio nella capitale olandese. Questo è il nostro percorso di oggi, grazie mille a Pamela Villoresi, grazie ancora a in bocca al lupo per tutto, per il teatro, anche per il cinema. E per l'Oscar. E per l'Oscar. Il tempo vola, come sempre, torna domani, grazie a tutti voi.